Patto per la Toscana presenta i propri candidati che concorrono nella lista civica per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana. Mirko Senesi, Angelina Rappuoli, Calogero Matteo, Ginevra Failoni, Francesco Campopiano, Silvia Barella. Siamo oggi con Alessandro Badii, coordinatore e capolista di Patto per la Toscana della circoscrizione Arezzo, e Katia Cappellini della circoscrizione di Firenze. Scopriamo il programma che intendono sostenere. Badii. Salve, non siamo volti noti neppure politici di professione, ma in Patto per la Toscana abbiamo ritrovato i valori del cittadino. Le nostre priorità sono l'istruzione, il lavoro, le persone deboli, la sanità, l'ambiente, i trasporti, ma grande attenzione daremo anche al lavoro per aiutare i giovani, ma anche a chi l'ha perso. Vanno indirizzate diversamente le tasse regionali per un diretto ritorno sul territorio toscano. Infatti, un'altra priorità sono le partite IVA e le ritenute d'acconto. Basta pensare alle piccole botteghe, ai mercati rionali, ai bar, ai trasporti, dove oltre a tante tasse c'è la COSAP, una tassa del suolo pubblico. Ed è per questo che noi non vorremmo lasciare indietro nessuno, rimodulando le tasse per far rinascere le nostre aziende, il nostro turismo. La Toscana è completa, è una regione completa. Abbiamo mari, monti e bellissime città. E i nostri interventi in regione vorremmo che fossero mirati a far rifiorire queste città, queste bellissime città d'arte e l'ambiente che è molto importante. La Toscana ha un ambiente unico e va salvaguardata ad ogni costo, perché rappresenta una ricchezza per la nostra regione. Rivaluteremo l'agricoltura e ad aiuteremo le nostre colture a rifiorire. Nessuno deve essere abbandonato. Occorrono i servizi per i cittadini. La sanità va riportata ad un concetto di prossimità e non di lontananza. Aiutare il volontariato e chi si prende cura delle persone in difficoltà. La regione si deve impegnare per il territorio. L'ambiente è una crescita diffusa per i toscani. Ed essere parte attiva verso tutti gli altri enti statali e locali per dare sicurezza. Non facciamo promesse che non potremo Certo. mantenere, ma possiamo garantire che porteremo le reali esigenze dei cittadini in consiglio regionale se riusciremo ad entrare e lotteremo per soluzioni idonee che portino benefici nella La nostra nostra regione. bellissima regione.